Dopo 30 giorni di allenamenti, 5 minuti al giorno di corda, questi sono i risultati. Ciao gente e benvenuti in un nuovo video su questo canale. Lo so, vi ho stupito, un tipo di video che non vi sareste mai aspettati di vedere su questo canale, e invece voglio il vostro aiuto per motivarmi in questi 30 giorni dove ho deciso di saltare la corda per 5 minuti tutti i giorni. Durante questi giorni curerò anche di più la mia alimentazione, eliminando alcune cose tra cui le merendine, la cioccolata, ho deciso ne prenderò solamente un pezzettino la sera come premio, poi il pane, solo la mattina mangerò un pezzettino di pane perché ho saputo che fa bene, poi eliminerò lo zucchero, le caramelle, le bibite gassate, i biscotti, l'alcol e per finire il Nesquik, perché ho saputo che il Nesquik fa male, è pieno di zuccheri e lo eliminerò completamente dalla mia alimentazione. Addio colazione dei campioni. Poi passando a numeri, questa mattina mi sono pesato e sì, pesavo troppo, ma ci arriveremo ad un peso decente per questo ragazzo. Aiutatemi in questa challenge, mi raccomando, iniziate già a mettere like e a commentare, forza Alessandro, crediamo in te. E per finire adesso mi andrò a spogliare per vedere la mia condizione attuale ad oggi fisicamente come sto, per poi confrontarla tra 30 giorni e vedere se la corda realmente è stata di aiuto. Andiamo, va? Vediamo in che condizione sto adesso. È arrivato il momento di farvi vedere la mia condizione attuale. Mi raccomando, non giudicate, perché tutti abbiamo la panzetta e le maniglie dell'amore, va bene? Pronti? Questa è la situazione senza filtri, tieni assistente. Questo è rilassato, dico così, è rilassato. Questo è quando vado al bagno. Poi il laterale, così, qua dietro. Vabbè, ma hai appena partorito. Laterale? Vabbè, c'è un po' di panzetta e c'è da buttare giù. Ritira la maglietta. Ah, grazie assistente. Ok, adesso iniziamo l'allenamento. Mi cambio però perché queste sono le cose pulite. Mi vado a mettere quelle sporche con cui poi ci suderò. Giorno 1. Questa è la corda che ho scelto per oggi. È un po' più resistente e si fa un po' più di fatica. Poi ne ho un'altra e vi farò vedere nei prossimi giorni, che invece è un po' più veloce. Però gli esercizi sono un po' di difficoltà inferiore, diciamo. Con questa si fatica un pochino di più. La stendo un po' perché era tutta La stendo un po' perché era tutta attorcigliata e iniziamo. Oh, sì. Primo giorno è andato, ma sono distrutto. Domani andrà meglio. Domani. Ma guarda il sudore. Questo è un circuito che ho creato io, eh. Poi ve lo condivido. Prima riprendo fiato. Situazione capelli, male. Giorno 5, andato. Giorno 6, mi sono tagliato i capelli. Alexa, stop. Finita la prima settimana, tanto dolore ai polpacci, ma la stanchezza è normale. È un grosso problema anche il cibo. Tommy, tu ridi, eh? Io fatico e tu ridi. Va bene, poi magari vi faccio un resoconto più avanti. Adesso è ancora presto per tirare un po' le somme. Non si molla mai! Se non c'è il sudore, vuol dire che non avete faticato. Alexa, timer 1 minuto. Metà finita. Metà della sfida si è conclusa, un resoconto un po' più dettagliato. Per qualche giorno ho provato questa di corda, che è molto più sottile e serve per andare molto più veloce. Invece, per la maggior parte del tempo, ho utilizzato questa qua, che vedete, un po' più massiccia. E si fatica molto di più, perché essendo più pesante, c'è più forza per le braccia. Vabbè, questo ho capito. Poi, diciamo che con l'allenamento va molto meglio, però soffro tantissimo sulle ginocchia, caviglie e polpacci. Polpacci probabilmente di più, poi ci stanno le ginocchia.
ginocchia, ma questo è dovuto al fatto che mi sto allenando su una superficie dura, qual è il parquet, e comunque sento un po' più la fatica. Mangiare la prima settimana sono andato molto bene, la seconda settimana un po' meno, perché Federica mi prepara la pizza con la Nutella e non posso rinunciare, vero? Me l'hai chiesta tu. Non è vero, è una tentatrice. Però a parte tutto abbiamo ancora del rimasuglio delle uova di Pasqua, che sono una grossa tentazione. E poi anche sto usando un pochino di zucchero quando prendo il caffè o il cappuccino. Ho provato senza, ma non mi piaceva. Magari vi farò un resoconto più dettagliato verso la fine. Però sto notando un po' di miglioramenti. Non tantissimi, ovviamente non mi aspettavo dopo 15 giorni di avere tanti miglioramenti. Però già il fatto di pesare un po' di meno, di guardarmi allo specchio, vedermi in una condizione migliore di come di quella di come... Di quella come ho iniziato? Mi rende molto soddisfatto. Però siamo solo a metà, abbiamo fatto il giro di boa e adesso partiamo con la seconda metà. Comunque sto usando anche queste fascette. Se volete vi metto il link in descrizione. Sono fantastiche, se avete i capelli lunghi. Dai, manca poco, forza, non smolla, dai! Alexa, ho detto stop! Ah, e anche per oggi è andata! Siamo pronti per l'ultimo giorno, gli ultimi 5 minuti e poi si chiude, domani riposo, ok? E adesso, per la gioia di tutti quanti, ultimo minuto! Alexa, imposta timer, un minuto! Sento Rocky, vai! 5, 4, 3, 2, 1! Alexa, stop! Grazie! Prego! Riposo! Fine! Ma adesso dorme! C'è un'ultima cosa che dobbiamo fare. Vi faccio vedere di cosa sto parlando. È una gioia immensa. Faccio io però, No, faccio io. Perché non posso fare allora. Io? Per una volta sono anche mezza sistemata. Inquadra, che c'è scritto qua? Auguri Ale. E adesso non più. Perché ci siamo allenati al tuo compleanno, ma ti rendi conto che bravi. Finisco questa sfida nel giorno del mio compleanno, 30 giorni, 5 minuti al giorno. 31 anni? Non ho mai mollato, 31 anni, oh, dovrei fare 31 giorni, carina. Ma, per essere corretti, il video di come sono arrivato lo farò domani, perché a fine allenamento siamo tutti muscolosi, dai, si sa. Quindi ci riaggiorniamo a domani per... Sarà migliorato Alessandro? Avrà fatto... I cubotti? L'ho fatto un po' i cubotti? Io non devo dare anticipazioni. No, non ti esprimi. E io non mi esprimo, ma tanta roba. A domani. Eccoci, ci siamo. Oggi è 5 maggio. Non lo dite. Ehi fu. Ieri è stato il mio compleanno e ho mangiato tantissimo. Ma comunque vi devo far vedere il video dei risultati che ho ottenuto. Quindi... Danzo, che mi guardi? Sempre c'è l'assistente là dietro che mi guarda. Dopo 30 giorni di allenamenti, 5 minuti al giorno di corda, questi sono i risultati. Aspettate, giuro non è una supercazzola, ma mi sono preso del tempo per editare il video e soprattutto analizzarlo per vedere com'ero prima e come sono adesso. Vi dico subito che non è stata una sfida semplice, perché comunque allenarsi tutti i giorni non è stato semplice. Mi facevano tantissimo male le caviglie e i polpacci, davvero non ce la facevo più, e mi sono riposato almeno 2-3 giorni dopo questa serie perché ero distrutto. Diciamo anche che non partivo da una situazione ottimale. Comunque adesso sono pronto a svelarvi il prima e il dopo. Ho fatto un video comparativo, a sinistra vedrete il prima e a destra vedrete il dopo. Farò anche una sorta di telecronaca durante il video per renderlo un po' più simpatico, perché non c'è niente di simpatico. Vediamo inizialmente come mi do delle pizze sulla pancia, effetto tamburo a sinistra, poi la pancia molto più piatta di profilo, devo dire, maniglie dell'amore ridotte notevolmente, poi di nuovo pancia leggermente più piatta a destra, e poi frontale
Ho migliorato un po' di più gli addominali, non tantissimo, però sono molto soddisfatto. Dopo 30 giorni non è che mi aspettassi un così grande miglioramento, però la cosa importante è che ho curato molto di più la mia alimentazione, sto cercando di curarla di più anche adesso, anche se non si direbbe, e soprattutto sto cercando di continuare questo allenamento. Diciamo che mi ritengo molto soddisfatto dopo questa sfida di 30 giorni, non che mi aspettassi tanto, però un po' di cambiamento c'è stato e sono molto contento. Per quanto riguarda invece il peso, all'inizio vi ho fatto vedere che pesavo 102,4 kg, devo dire un peso molto importante, ma anche la bilancia nostra pesa un pochino di più, dobbiamo ammetterla questa cosa. Ho anche le ossa grosse, questo nessuno lo dice, però ho le ossa grosse. E poi mi sono andato a pesare ogni settimana per vedere i miglioramenti e dopo una settimana pesavo 101,3 kg, dopo un'altra settimanella su per giù 100,8 kg e per finire il giorno 30 pesavo 99,8 kg, quindi ero sceso sotto i 100 kg che era il mio obiettivo all'inizio della sfida. Voglio sempre stare sotto i 100 kg, non so come ci sono arrivato sopra i 100 kg, probabilmente la quarantena, il primo figlio, si sa che è così. No, sto scherzando, non si sa che è così, bisogna sempre comunque mantenersi in forma e mangiare bene. Spero di aver motivato qualcuno con questo video, se l'ho fatto fatemelo sapere, mi raccomando taggatemi su Instagram, fatemi vedere se vi state allenando in preparazione anche dell'estate che ormai è arrivata, è la prova costume. E volevo aggiungere anche che questa sfida l'avevo provata circa un anno e mezzo, due anni fa, quando stavamo ancora in Canada, in quel caso volevo fare i 100 giorni di allenamento senza sosta. I risultati non sono stati dei migliori e quindi non ho più pubblicato il video, mi sono un po' vergognato, però se vi fa piacere, vi piacciono questi video, cerco di editarlo e di farlo uscire, magari ritorniamo un po' al clima canadese, cosa diceva l'Alessandro del Canada, e può essere una cosa bella. Quindi mi raccomando, scrivetemelo qua sotto se volete vedere questo video, mi mette a editarlo, tanto io poi leggo tutti i commenti e decido cosa fare. Fatemi anche sapere se vi piacciono dei video del genere, perché a me queste sfide mi divertono talmente tanto. Se avete anche delle proposte, se siete dei nutrizionisti che mi volete consigliare un'alimentazione, magari ci facciamo un video insieme. Se siete dei personal trainer e magari volete consigliarmi un allenamento da fare, magari possiamo fare 30 giorni di addominali, mamma mia, addominali pesantissimi, oppure 30 giorni di corsa, può essere divertente la corsa, anche se mi fanno malissimo i polpacci. Non lo so, fatemi sapere qua sotto qualche idea, scrivetemi su Instagram così almeno parliamo, diventiamo amici. Voglio diventare amico di qualcuno a cui piace allenarsi, mangiare sano, quindi voglio farci amicizia per scambiarmi idee, opinioni, e aiuti, consigli. Non lo so, se vi sembra una bella idea mi raccomando scrivetemi così diventiamo amici, e soprattutto potrebbe essere bello un video dove ci alleniamo tutti insieme, cioè facciamo una sfida tutti insieme, ci scriviamo, facciamo un gruppo, ci scambiamo i messaggi e ci motiviamo a vicenda. Che ve ne pare? Mi sembra di avervi detto tutto, quindi metto il microfono qui, poi sposto la sedia perché non ho smesso di allenarmi, mi sono appassionato tantissimo a questa corda, è diventata la mia migliore amica, e quindi adesso Alexa, metti timer 1 minuto. Se il video vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi, commentate, mi raccomando, numerosi, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Attappate voi stavolta, eh? Dai, forse ho pure sbagliato, vabbè. Ciao!